Dai ragazzi, ammettiamolo, quando venne annunciata la serie televisiva di The Walking Dead ne fummo tutti felici. Non tanto perché il tema dei non morti fosse poco sfruttato, bensì poiché l'idea di una serie TV ambientata nel corso di un'apocalisse zombie, fatta come si deve e dal budget multimilionario, piaceva un po' a tutti, visto che avrebbe potuto portare alla realizzazione di una piccola perla in ambito televisivo. Ed è proprio per questo che abbiamo atteso carpendo con attenzione ogni più insignificante news, fino a quando un bel giorno The Walking Dead non è arrivato in tutto il mondo. Ma la domanda è: ne è uscito veramente un capolavoro? La serie in sé non è brutta, ma è ben al di sotto delle aspettative che molti, me compreso, si erano creati. Una sorta di via di mezzo tra la perfezione e l'aberrante, con alcuni episodi goduti ad uccello duro ed altri in cui mi sarei voluto castrare. Non contiamo poi i milioni di errori, anche solo a livello concettuale, che si propalano per tutte le stagioni. Ma vabbè, non sono qui per parlarvi delle stronzate di quest'opera e questo non è il momento adatto per parlarvi della serie TV. Questo è un canale prettamente videoludico, quindi qua parleremo di video. Nella prima serie, Rick entra in un carro armato per sfuggire ai non morti e poi lo abbandona, senza neanche controllare se sia ancora utilizzabile. Perché? Bell'idea accamparsi a pochi chilometri da una città piena di zombie e mettere come vedetta il più anziano del gruppo. Perché ogni volta che ripenso a tutta la seconda stagione mi torna in mente un calcio dritto nelle palle? Vorrei seriamente stringere la mano degli sceneggiatori che hanno scritto questo spezzone e sussurrargli dolcemente all'orecchio l'attacco di stitichezza che mi è venuto dopo aver visionato questo scempio. Merda. Ma vabbè, come ho detto, siamo di fronte ad una serie passabile, infatti anch'io me la sto tuttora guardando e continuo a non dispiacermi. E comunque non dimentichiamoci che le cose potevano andare molto peggio, per esempio, non lo so, potevano fare un gioco basato sulla serie. Tutti quanti voi ricorderete sicuramente il titolo che ha dato forma alla fortuna di Telltale, ovvero quel The Walking Dead molto vicino alle avventure grafiche che tanto piacque a milioni di videogiocatori. Il titolo non c'entrava niente con la serie TV, ma attingeva a piene mani dal fumetto, riproducendone perfettamente pathos epico, tensione alle stelle e senso di impotenza generale. Insomma, quel gioco fu una bomba, e visto il successo eclatante riscontrato, non era difficile immaginarsi nuovi tentativi di sfruttare il brand dal punto di vista videoludico. Il che poteva pure starci. Ma magari ritrovarsi con altri capolavori a livello dell'opera di Telltale. Ed infatti, ecco che nel pieno dell'estate 2012 viene annunciato un po' in sordina The Walking Dead Survival Instinct. Sì, ok, ma non è che mi basta semplicemente un nome per schizzare. Il gioco sarà un prequel della serie TV. Aspetta. Nel gioco impersoneremo i panni di Daryl. Oddio! Il gioco conterrà una forte componente survival. Oddio, sì! Il gioco sarà sviluppato da Activision! Oh. Oh no. Ammettiamolo tutti, quando Activision mette mano su un prodotto che potrebbe fruttare parecchi soldoni, c'è sempre e comunque da stringere il culo, e in quel caso facemmo molto bene a temere per il futuro. Era diventato ovvio che la macchina sforna soldi fregandotene della qualità si era ormai messa in moto, e nelle nostre zone basse già era possibile avvertire un forte senso di bruciore. Naturalmente nessuno dava già per spacciato il gioco, ma subito dopo l'annuncio successe ciò che normalmente può definirsi come il presagio del disastro. Di colpo, dal giorno alla notte, non se ne sentì più parlare. Niente nuove news, niente aggiornamenti, niente video, silenzio totale fino a quando il tutto non era ormai in procinto di uscire. E fu a quel punto che un utente di un qualche sito sconosciuto alzò la sua fragile manina e chiese: "Ma soltanto io sento odore di merda?" Nonostante tutti i dubbi, però, Survival Instinct alla fine uscì definitivamente nei negozi. E guarda un po' te. Tutti lo definirono un terribile errore dell'industria. Davvero inaspettato, chi l'avrebbe mai detto? Ma perché questo gioco ha fallito in maniera così terribilmente evidente? Beh, amici miei, ormai la prassi la conoscete.
Quindi andiamo con ordine. Il gioco comincia mettendoci nei panni del padre di Daryl, nel pieno di una battuta di caccia in un luogo completamente isolato. Abbiamo appena trovato la nostra prima vittima. Nel pieno della caccia sentiremo delle urla di dolore molto distanti. E a quel punto una persona intelligente avrebbe preso tutta la sua bella roba e se la sarebbe filata nella direzione opposta. Ma visto che il buon senso non è di casa, accorreremo in fretta e furia nel luogo da dove si sono sentite le grida, generate da alcuni strani individui che stanno banchettando con un cadavere. Credo che in questa foresta stia succedendo qualcosina di leggermente strano. Così imbracciamo il fucile, apriamo il fuoco e ci facciamo mordere. Appunto, la nostra prima vittima. What in the hell, Dixon? Ed anche la seconda a quanto pare. A questo punto partirebbe il tema iniziale del telefilm, ma per evitarmi decine di cause legali, cazzi e mazzi per il copyright, ho dovuto cambiare canzone, ma non vi preoccupate, la musica che ho inserito riesce ad evocare perfettamente le emozioni che andremo a provare nel corso di questa fantastica avventura. Questa sì che è musica. Una volta morti, passeremo finalmente nei panni di Daryl, il contadino senza macchie, senza paura, stronzo quanto uno stronzo, ma sempre e comunque dal cuore d'oro. Il nostro compito in Survival Instinct sarà molto semplice. No, dico davvero, è una cazzata di concept. Nel gioco, infatti, l'unico obiettivo che dovremo intraprendere sarà quello di raggiungere nostro fratello per poi scappare con lui. Fine. Questa è tutta la trama dall'inizio ai titoli di coda. Niente salti al cuore, niente colpi di scena, niente guizzi creativi. Il buio più assoluto. Per tutto il tempo, di fatto, non faremo altro che andare di luogo in luogo per cercare di fuggire dalla minaccia dei non morti. Ma vediamole un attimo più nello specifico le tappe di questo lungo viaggio. Il primo luogo in cui ci recheremo sarà Sedalia, una piccola cittadina ormai distrutta nella quale dovremo ottenere del carburante per continuare il viaggio. In realtà in questa località non succederà nulla di che, ci saranno tanti zombie, qualche sopravvissuto occasionale e poi lui, il poliziotto. Ecco, su questo bisogna fare un discorso a parte. Codesto individuo, ovvero il vice sceriffo del nostro amato paesino andato a puttane, avrà la geniale idea di prendere quante più armi possibili e rinchiudersi in una cella per tenersi lontano dai non morti. Il che è anche un ragionamento che effettivamente ci sta, se non fosse per la presenza di un piccolissimo buco logico all'interno di questo piano perfetto. Il nostro coraggioso e spericolato eroe, infatti, dopo essersi chiuso a chiave, perderà la chiave della cella nella cella. A parte che adesso mi devi spiegare come hai fatto a perdere la chiave in una cella vuota. Ma soprattutto, ora esigo di sapere come diavolo tu abbia fatto a riempirti di munizioni ed armi, dimenticandoti però di prendere del cibo. Tu, amico mio, sei un genio, ed anche Daryl avrà la premura di ricordartelo. What happens when you get hungry again? Freccia, che stai in bagno? Sì, perché? Perché abbiamo finito totalmente la carta igienica. E quindi? Ti dovrei pulire il culo con le mani. Seriamente? Perché ha fatto questa faccia così sorpresa? Davvero non aveva ancora realizzato che un normale essere umano senza cibo muore? O magari a lui non serve il cibo perché in realtà è un sintetico di Fallout 4? Valentine? Sei davvero tu? No, davvero ragazzi, sto giocando troppo a quel gioco. La nostra seconda tappa sarà la cittadina di Pemberton, anch'essa ormai in rovina. Dopo un'iniziale chiacchierata con Jesse che ci dirà di non sentirsi troppo bene, e sarà forse colpa del morso che ti sei beccato da uno di quegli zombie, poi non so, ci metteremo ad esplorare una stazione di polizia piena di cadaveri. E come ormai da prassi per tutti questi giochi, all'andata nessuno si rialzerà, mentre al ritorno ce li ritroveremo tutti con il pepe al culo. Arrivati alla fine di questa stazione, incontreremo il Ranger Lee, che
ad essere onesti, mi è sembrato fin troppo tranquillo se si pensa che tutti i suoi colleghi di lavoro, compresi amici e famiglie, sono stati appena mangiati vivi. Cioè, da una parte abbiamo cadaveri, sangue, distruzione ovunque, poi superi la porta e ti ritrovi questo tizio tranquillamente seduto che si gira i pollici. Amico mio, mai pensato di entrare in politica? Son, I'm trying to keep what's left of an entire county alive. Ah beh, devo dire che si sta proprio impegnando a salvare la contea. Mi chiedo cosa avrebbe fatto la popolazione senza il suo preziosissimo aiuto. Comunque sia, il tipo ci dirà dove trovare una macchina e quindi lo abbandoneremo lì. Ma non prima che tutti i cadaveri della stazione si risveglino per cercare di banchettare con le nostre carni. Wow, inaspettato. E alla fine riusciremo a trovare un'auto che porteremo immediatamente da Jess, il quale però si starà comportando in maniera quantomeno strana. Hey Jess, don't worry about wiring it, I got the key. Daryl, è uno zombie. È uno zombie. Jess? Daryl, mo te magna. Appunto. Una volta ucciso Jess, arriveremo finalmente alla città di Fontana, nella cui prigione dovrebbe essere rinchiuso nostro fratello Merle. Insomma, una famiglia molto sobria, mi dicono. Arrivati in città, incontreremo un gruppo di sopravvissuti che sono stati attaccati. E signori miei, non c'è trucco, non c'è inganno, ecco voi come Activision si immagina un attacco dei non morti. Davvero? Davvero? Non so neanche se quello che sto provando al momento è imbarazzo o pura estasi dei sensi. Dopo aver aiutato i pochi sopravvissuti rimasti, incontreremo finalmente nostro fratello, che da bravo ubriaco fradicio qual è, prima ci manderà a fanculo. Ah, i dolci problemi di famiglia. E poi ci sparerà addosso più volte. Appunto, i dolci problemi di famiglia. Alla fine, dopo una lunga chiacchierata, scopriremo che Merle aveva scambiato gli zombie in poliziotti. E beh, sono praticamente identici. Due gocce d'acqua, guarda. Ma come cazzo fai a confonderli? E dopo averlo finalmente fatto rinsavire, lo porteremo via. Da questo momento in avanti, in ordine succederanno le seguenti cose. Raggiungeremo un rifugio sicuro che però è stato invaso dai non morti. Ed effettivamente il cliché del rifugio sicuro, che però non è sicuro, non l'avevano ancora utilizzato. Arriveremo in un cinema nel quale otterremo un nuovo veicolo. E se ci pensate un attimo, a livello temporale, siamo nel pieno del secondo giorno da quando ha avuto inizio la storia. Ed è già la terza volta che cambiamo veicolo. Ora, non so come vengano prodotte le auto in America, ma dubito che si guastino dopo mezza giornata. Tornando alla nostra avventura, aiuteremo una signora a ritrovare il suo gatto. No, non sto scherzando, dico davvero. Dovremo ritrovare il suo gatto mentre in giro la gente si mangia a vicenda. Ed anche questo è un cliché che mi sta altamente sulle palle, perché l'umanità si sta estinguendo, la gente si ammazza e a nessuno gliene frega niente delle persone. Ma oh mio Dio, c'è un gatto in pericolo e non possiamo assolutamente abbandonarlo, anche se questo vuol dire lanciarsi verso morte certa in mezzo a migliaia di zombie. Priorità, signori miei, pure semplici priorità. Ma adesso seguitemi con attenzione, perché le cose inizieranno a farsi veramente, veramente complicate. Merle ci consiglierà di raggiungere il bar dove si incontrava con la sua gang, nella speranza di trovarli per farsi aiutare. Ma ahimè, la verità è ben diversa. In realtà, lo scopo di nostro fratello è quello di uccidere tutti i suoi amici per vendicarsi del fatto di essere stato abbandonato da loro. Insomma, prima il gatto ed ora questo, proprio i grandi obiettivi nel corso dell'apocalisse. Il prossimo compito quale sarà? Farsi un selfie con uno zombie? Purtroppo però la banda ci sconfiggerà, noi verremo tramortiti e nostro fratello scomparirà. Ora, in quanto persona senziente, a questo punto chiunque avrebbe mandato Merle a farsi fottere se la sarebbe filata. Ma il gioco impone che nostro fratello venga ritrovato e così eccoci nuovamente alla sua ricerca dopo che quest'ultimo ci ha ingannato facendoci quasi ammazzare per il semplice fatto che era arrabbiato con i suoi vecchi ex compagni. Al contrario, la trama di Retribution sembra essere quasi scritta bene. Ho detto quasi! Dopo essere fuggiti, incontreremo quindi una sopravvissuta a cui avevamo già salvato la vita una volta e con la quale partiremo alla ricerca del nostro fratello scomparso. Da qui inizieranno una serie di rocambolesche fughe, controlli, ricerche e chi più ne ha più ne metta.
E poi succederà una cosa molto strana. Arrivati a quella che dovrebbe essere una zona di recupero controllata dai militari, e dove tra le altre cose non ci sarà nessun militare, la nostra compagna che ci saremo portati dietro per mezzo stato vedrà un auto della polizia comparire dal nulla con al suo interno un poliziotto completamente a caso. Ci salirà e se ne andrà, senza dirci niente, con un tale menefreghismo che se Daryl a quel punto l'avesse mandata a farsi fottere, non avrei potuto fare a meno di alzarmi e cominciare ad applaudire. Una volta tornati soli, incontreremo l'ennesimo sopravvissuto che ci parlerà di un qualche fantomatico elicottero. Quindi anche qui, seguite attentamente il ragionamento. Noi lanceremo questo segnale, l'elicottero atterrerà ad almeno 20 km da dove abbiamo sparato i razzi per motivi a noi sconosciuti, caricherà il sopravvissuto che abbiamo incontrato e poi se ne andrà. Così, senza motivo. A questo punto non posso fare a meno di pensare che Daryl stia sul cazzo ad un sacco di gente, perché altrimenti la cosa non si spiegherebbe. Nel gioco si sente pure che il tizio recuperato afferma che ci sono altri sopravvissuti che stanno arrivando. Ma il pilota è impassibile, la sua missione è ormai conclusa e in maniera molto umana ci manderà a cagare e ci lascerà lì a morire quando sarebbero bastati 30 secondi in più di orologio per raggiungerlo. Ormai condannati al nostro destino, scopriremo però che ad Atlanta sta per compiersi un ultimo recupero di sopravvissuti ed è questa che sarà la nostra ultima tappa. Non per fare più polemiche del necessario, ma adesso Merle ce lo siamo completamente dimenticati? Non vi prego, ho bisogno di capire, in un livello Daryl sembra pronto ad attraversare l'inferno per suo fratello, mentre in quello successivo non lo menziona più, se ne sbatte altamente le palle e pensa soltanto a scappare. Ora per carità, come avevo già detto in precedenza, poco me ne sbatte il cazzo di quel bastardo di Merle. Ma almeno un minimo di coerenza nel gioco mantenetela, ve ne prego. Ma Activision non ha né il tempo né la voglia di mettere in scena una trama logica. Molto meglio lanciarci di luogo in luogo fino a quando non si arriva finalmente all'ultima località del gioco. L'ultimo punto di recupero per trovare la salvezza sarà un campo sopravvissuti dell'esercito, protetto e sicuro dai non morti. Ma ecco che al nostro arrivo verremo a conoscenza di una terribile verità. L'intera zona è stata completamente invasa dai zombie e tutti i sopravvissuti sono ormai morti. Chiedo scusa, ma quindi questo è il momento in cui i sviluppatori hanno finito le idee e cominciano a riciclare più volte lo stesso cliché? In quest'ultima sezione di gioco, Survival Instinct mostrerà la sua anima fortemente codara, quindi fanculo alle pochissime risorse ottenibili e al coltellino svizzero come arma utilizzabile e benvenuto M4 con 100 centinaia di proiettili al seguito con i quali one-shottare ogni cadavere ambulante che ci verrà incontro. Activision non si smentisce mai, però non si lascia neanche scappare l'opportunità di stupirci. Nel corso di tutto il livello sarà possibile notare la presenza di un elicottero che gira in volo per il campo alla ricerca di sopravvissuti, ma di colpo ecco che il guidatore deciderà che è giunto il momento di far vedere a tutto il mondo le proprie abilità alla guida. Per me, 10. L'elicottero andrà a schiantarsi con prepotenza contro il campanile della città, per poi precipitare, specifichiamo, in maniera del tutto fortuita e casuale, proprio addosso ad una mandria di zombie assatanati che ormai ci avevano messo con le spalle al muro, liberandoci la strada e permettendoci di avanzare. A questo punto, il tutto si trasformerà in un livello a tempo, visto che una voce robotica ci avvertirà che fra 9 minuti esatti avrà fine l'evacuazione. Ed ogni volta che ripenso a questa scena, non riesco a non immaginarmi sto fantomatico pilota che se ne sta col suo elicottero lì bello e fermo ad aspettare sti benedetti 9 minuti mentre tutto intorno ci sono migliaia di zombie affamati, solo perché lo dice una voce elettronica che ovviamente non ha coscienza del fatto che la base sia andata a puttane. A questo punto tutto quello che faremo sarà correre come dannati fino a quando non raggiungeremo il tanto agognato elicottero. Ma colpo di scena incredibile ed inaspettato! A quanto pare il pilota non ha preparato il motore, che quindi si deve ancora riscaldare. Perché nel pieno di un'invasione zombie non è assolutamente necessario essere preparati per fuggire nel caso di un qualche problema. E quindi ci ritroveremo nella situazione di dover difendere l'elicottero dall'attacco. Ma i non morti sono troppi, le munizioni sono troppo poche e la fine sembra ormai imminente. Ma ecco che di colpo, e specifichiamo nuovamente, in maniera del tutto fortuita e casuale, arriverà una jeep fornita di mitragliatrice e guidata niente poco di meno che da Merlin in persona, il quale è magicamente ricomparso completamente a cazzo perché non sapevano come reinserirlo
E quindi eccoci sulla mitragliatrice fissa a falciare tutti i pericoli rimasti ancora in vita. Beh, insomma, si fa per dire. Ed è con questo che siamo arrivati all'ultima scena del gioco. Una scena che per forza di cose dovrà essere incredibilmente adrenalinica, ricca di pathos. Magari avverrà un qualche inimmaginabile colpo di scena che potrebbe completamente capovolgere la qualità narrativa del titolo. Hang on, people. What you think you're doing, huh? You dumb son of a bitch. Military doesn't give a shit about you no more. We could have been out of this mess forever. Lucky for you, I got an eagle eye. It's this one. Didn't you see the bite on that Whirlybird pilot? Hell, he was more than halfway turned already. Tutto qui? Finisce in questo modo del cazzo? Su via, questo non è il finale, questa è una scena di metagioco realizzata anche male. Che poi, visto che a me piace molto cercare il pelo nell'uovo in quello che vedo, scusatemi un momento, ma se Merle aveva notato il morso sul pilota, intanto perché non ce l'ha detto subito invece che dar forma a questa scena totalmente inutile in cui sembra uno stronzo? Ma soprattutto, perché diavolo non ha avvertito gli altri sopravvissuti? Sull'elicottero c'erano altre persone e tu le hai letteralmente lasciate crepare. Sicuramente questa scena è stata voluta dagli sviluppatori per rimarcare l'atteggiamento da stronzo che Merle ha nella serie TV. Ma porca di una trota, questo non vuol dire essere degli stronzi, gli uomini duri e cattivi che non hanno paura di macchiarsi le mani. Questo è un atteggiamento da cazzoni completamente privo di logica. Ed è con questo evento che il già povero comparto narrativo si conclude in maniera ancora più povera. Quindi proviamo a concentrarci sul gameplay, magari il titolo sarà molto divertente da giocare. Ma invece purtroppo è proprio qui che le cose si fanno davvero tristi, visto che il titolo è infarcito di idee interessanti fatte tutte di merda. Complimenti Activision, non ci smentiamo mai. L'intero titolo si basa sul concetto di fuga. Voi siete dei sopravvissuti che devono intraprendere un lungo viaggio per cercare la salvezza, e da questo concetto base dovrebbero poi prendere forma tutte le peculiarità del gioco. Come già detto, Survival Instinct è un survival horror che punta tutto sul concetto di sopravvivenza. Un concetto che si basa su tre colonne portanti: poche munizioni, pochi medikit e nemici terrificanti. Tre fattori che uniti insieme danno forma a un titolo difficile, complesso, spaventoso, ma soprattutto divertente da giocare. Ma questo Survival Instinct sarà davvero survival? Ebbene ragazzi, perché girarci troppo attorno quando tutti già sappiamo che la risposta è, come da prassi, un secco quanto chiaro no? Prima di tutto va detto che ogni livello del gioco è pieno zeppo di rifornimenti, al punto che spesso e volentieri mi sono dovuto lasciare dietro un sacco di roba perché avevo già l'inventario pieno. E se si pensa che ai suoi primissimi annunci gli sviluppatori non facevano altro che rimarcare il fatto che avremmo dovuto tenerci molto strette le pochissime risorse disponibili, beh, il tutto non può che risultare molto, ma molto triste. A livello di armi siamo messi sullo stesso livello, con quintali di munizioni ficcate in ogni dove, senza contare il numero esagerato di bocche da fuoco presenti. Ma non nel senso che intendete voi. Nel titolo, almeno da quello che ho visto io giocando, è presente una varietà di bocche da fuoco a dir poco minimale, giusto la pistola, il fucile a pompa, il fucile da cecchino e ovviamente l'immancabile balestra. E qualcuno di voi a questo punto potrebbe giustamente dirmi: ma non è una buona cosa che in un titolo survival horror ci siano poche armi? Sì, ma non qui. Perché in The Walking Dead ci sono effettivamente poche tipologie di armi, eppure ogni mappa ne è disseminata, Dio santo, ne hanno messe veramente troppe. Mi basti pensare che ci sono stati luoghi in cui ho trovato 7 fucili a pompa, una decina di pistole, ma dove cazzo siamo finiti? Questo sarebbe un gioco survival? Per voi questo vuol dire sopravvivere con pochissime risorse a disposizione? Ma adesso arriviamo alla terza ed ultima colonna portante che costituisce la struttura da survival horror di questo titolo, che come abbiamo già potuto ampiamente vedere di survival non ha un bene amato cazzo. Gli zombie.
Immaginate di avere uno dei nemici videoludici più scarsi, lenti ed inutili mai realizzati in un videogame e poi rendeteli ancora più stupidi di quanto già non siano. Ed ecco che magicamente avremo i non morti di The Walking Dead Survival Instinct. Se tu mi vuoi mettere nel pieno di un contesto survival, mi devi dare un qualcosa da cui devo sopravvivere. Ma gli zombie creati da Activision sono la perfetta riproduzione di un imbarazzante branco di scimmie maramente ammaestrate e lanciate nel gioco senza alcuna cognizione di causa. Sono debolissimi, presi singolarmente non rappresentano alcuna minaccia, colpirli da dietro li uccidi istantaneamente e più in generale sono dei veri e propri bug viventi. Tra chi si impersonerà Michael Jackson, chi vi ignorerà totalmente dopo avervi visto. E qui non so se sentirmi fortunato o insultato. O ancora chi si incastrerà in un qualche punto della mappa o chi si metterà a distruggere barricate invisibili quando gli basterebbe voltarsi per farvi fuori. Praticamente quello che qualsiasi zombie si metterebbe a fare. Inutile dire che tutto questo porta a momenti videoludici di gran classe che raramente mi era capitato di vedere in un videogioco. Sono inorridito. Ok, questo è quello che succede quando incontrerete gli avversari singolarmente. Ma cosa vi capiterà nel caso in cui doveste affrontare una vera e propria mandria di non morti incazzata nera? Eccole, eccole! Sento già voci lontane di utenti che urlano che il tutto si risolverebbe in un massacro, con la nostra povera persona dilaniata senza alcuna pietà da un esercito di non morti. E invece no, perché quando vi ritroverete accerchiati da grandi quantitativi di avversari, sono due le possibili conseguenze a cui si andrà incontro. Se sarete fortunati, i nemici si metteranno in fila indiana e vi attaccheranno uno alla volta, dandovi la possibilità di uccidere tutti con tranquillità e facilità, manco fossimo finiti in Assassin's Creed. Mentre nel secondo caso, beh, lì la cosa si fa veramente imbarazzante. Cazzo, ormai sono morto. Cosa porca di una puttana Eva, i miei occhi stanno guardando. Non ho neanche gli aggettivi per descrivere il putridume di immondizie che Activision mi sta lanciando addosso. Questo per voi è davvero un gioco ben realizzato? È una domanda retorica. Che poi, avete notato l'incredibile varietà di nemici presenti nel titolo? Addirittura una sola tipologia di zombie con ben 3-4 skin diversi per farci credere che in realtà i nemici siano tutti diversi tra loro. Per carità, non mi aspettavo un gioco con i boomer o i tank di Left 4 Dead. Ma almeno differenziatemi i zombie come fu fatto, non so, con Dead Island ad esempio, dove comunque c'erano sia quelli lenti che quelli più resistenti, senza considerare i bastardi che ti correvano addosso senza pietà, facendoti cagare nei pantaloni. Ma qui stiamo parlando di Activision, nei magici lidi dove la varietà non è di casa. Ed infatti anche quando si parla di varietà nelle diverse missioni di gioco, il tutto crolla come un castello di carte, visto che l'intero titolo si potrebbe tranquillamente riassumere in un continuo. Vai dal punto A al punto B della mappa, prendi l'oggetto, torna indietro e ricomincia. Moltiplicate il tutto per infinite volte e avrete The Walking Dead Survival Instinct. Come detto poco fa, il tema principale nel titolo è quello di un lungo viaggio da dover intraprendere. Per rimarcare questo fatto, nel gioco ci verrà chiesto spesso per quale strada passare tra primarie, secondarie o sterrate. E la scelta che effettuerete porterà a diverse situazioni di gioco, visto che scegliendo una strada più sicura potreste imbattervi in una manda di zombie, mentre invece optando per quella sterrata il vostro carburante potrebbe finire molto più velocemente. L'idea è quella di dare al giocatore la possibilità di scegliere e quindi di rischiare, il che è molto interessante. Peccato solo che Activision ci abbia spudoratamente mentito. Di fatto il gioco vuole farci credere che le nostre decisioni saranno determinanti per quello che succederà durante il viaggio, ma ciò non è vero, gli eventi di viaggio sono scriptati. Ben presto ho infatti notato che se durante la schermata di caricamento qualcuno dovesse mettersi a parlare per mandare avanti la trama... La trama.
automaticamente non si verificherà alcun evento, indipendentemente dalla strada che avrete deciso di seguire. Mentre nel caso in cui nessuno dovesse aprir bocca, potete star certi che succederà qualcosa. E su cosa si concentreranno mai questi eventi? Vai dal punto A al punto B della mappa, grazie e a buon rendere. Inoltre, sono presenti solo 4 o 5 mappe per gli eventi che possono presentarsi nel corso dei viaggi, e gli sviluppatori, nel pieno della loro genialità, per cercare di non far capire al giocatore di essere passato per lo stesso luogo per la 14ª volta, hanno ben pensato di inserire gli stessi momenti esplorativi, ma al contrario. In pratica, se alla vostra prima corsa dovrete andare dal punto A al punto B di una delle piccole mappe disponibili che vengono scelte a random, alla seconda volta in cui finirete nello stesso scenario dovrete invece andare dal punto B al punto A. Come dite, vi aspettavate degli standard qualitativi? Pensavate di essere trattati con rispetto, visto che il gioco è uscito alla modica cifra di 50 euro? E perché mai avrebbero dovuto farlo? Tanto il loro piano era così geniale, così spaventosamente impeccabile, che nessuno si sarebbe mai accorto di niente. Activision, io ti voglio bene, ma così mi deludi. Nel titolo è anche possibile incontrare sopravvissuti che vi affideranno delle piccole missioni secondarie, le quali si baseranno sull'andare dal punto A al punto B, prendere l'oggetto e tornare indietro. Riesco quasi a sentire l'originalità che sprizza da tutti i pixel del gioco. Svolgendo queste mansioni, avremo la possibilità di reclutare i personaggi salvati per farci aiutare nel gioco portandoceli appresso. Ed ora immaginatevi quanto è interessante l'idea di poter creare la propria squadra perfetta, decidendo anche chi abbandonare perché è poco utile, per poi poterla utilizzare nelle diverse aree in cui ci ritroveremo. E non vi nascondo che quando questa feature fu annunciata io ne fui estremamente curioso. Le possibilità erano praticamente infinite, se non fosse per un unico, insignificante problemuccio. Tutti i vostri compagni sono totalmente inutili! Nel gioco, infatti, potrete inviare i vostri alleati per raccogliere provviste, munizioni o carburante armandoli con le vostre armi. Peccato solo che tutto questo non serva assolutamente a niente. Se li invierete a prendere munizioni, vi porteranno solo un proiettile. Se li invierete a prendere carburante, vi porteranno solo un'unità di carburante. E giusto per farvi capire, un singolo viaggio può superare anche le 150 unità di benzina. Ma la parte più ironica arriva quando invierete qualcuno a prendere dei medicinali, visto che sarete voi a rimetterci. Quando mandate un sopravvissuto a cercare rifornimenti, questo perderà sempre un certo tot di vita, a seconda della difficoltà della missione che gli avrete dato e dell'equipaggiamento con il quale l'avrete armato. Ebbene, anche questa è una bugia. Non importa quale compito gli darete o quali armi gli lascerete, alla fine di ogni vostra missione, tutti i vostri alleati avranno perso almeno l'80% della loro vita. Sempre! Addirittura lasciandoli in macchina per evitare che si facciano del male, questi si faranno comunque del male. Alle volte potrebbero addirittura morire senza aver fatto assolutamente niente. Il bello è che se invierete dei sopravvissuti a cercare dei medicinali, questi vi porteranno sempre un singolo medicinale. Ma nel fare ciò, il vostro alleato si sarà ferito quasi mortalmente e alla fine, per non lasciarlo morire, dovrete sprecare almeno 3 medicinali. E a questo punto non posso fare a meno di pormi una semplicissima domanda. Ma se sono io che ci vado a rimettere, allora... A che cazzo serve tutto questo? Siamo di fronte alla prima meccanica di gioco realizzata per aiutare il videogiocatore che in realtà lo danneggia. Qui ragazzi stiamo scrivendo la storia, i nostri figli leggeranno di questo momento epocale nei libri scolastici. Oh, magari no. Però mi piace pensare che succederà. In realtà, amici miei, non vi nascondo che oramai c'è ben poco altro da dire per un gioco così ignobile. Potrei parlare della terribile realizzazione tecnica, ma tutti quanti sappiamo bene che un video vale più di 1000 parole. Vi assicuro che questo è solo uno dei tanti orrori grafici in cui mi sono imbattuto. E credo che questo rappresenti il momento in cui il mio pranzo comincia a vomitare. Oppure potrei discutere sul fatto che ci troviamo in un titolo survival che dovrebbe puntare tutto sull'esplorazione e poi ti ritrovi in mappe minuscole a strada 1 unica in cui l'esplorazione è ridotta all'osso. Oppure potrei semplicemente limitarmi a dirvi che questo titolo non merita i vostri soldi, indipendentemente dal prezzo a cui potreste trovarlo. Non vale 5 euro oggi, come Cristo di Dio onnipotente non valeva 50 euro al day one. Questo gioco è un insulto, è un immenso sputacchio sparato nell'occhio di qualsiasi fan del fumetto o della serie TV di The Walking Dead. Io l'ho comprato e l'ho giocato, voi non commettete lo stesso errore, anche se a questo punto non posso fare a meno
meno di chiedermi cosa potrebbe mai esserci di peggio di questo orrore umano. Anzi no, forse qualcosa ci sta. Volete sapere a cosa sto giocando? Dai, so che potete arrivarci da soli. Io ho fiducia in voi. Maledetti giapponesi bastardi. Salve a tutti ragazzi, io sono la Freccia Blu e grazie di cuore per aver visionato il mio video. Io spero che il tutto vi sia piaciuto e vi invito a lasciare un mi piace e un commento. Inoltre, nel caso in cui non l'abbiate già fatto, vi consiglio anche di andarvi a iscrivere al mio canale YouTube, alla mia pagina Facebook ufficiale e al mio canale Twitch per rimanere sempre informati e aggiornati su tutte le ultime notizie che mi riguardano. Ovviamente tutti i link sono in descrizione. Detto questo, grazie ancora e ci vediamo alla prossima.